I giochi dei bambini sono spesso delle rappresentazioni efficaci di come una società si rappresenta. Quindi per esempio succede che adesso ci sono dei giochi di costruzione qui mattoncini dove eh, eh, c'è l'immagine classica del papà e della mamma, solo che il papà accompagna i figli a scuola e poi si occupa insomma, del mantenimento della gestione della, della famiglia dall'interno e invece la mamma è al lavoro. Questo è un cambiamento. Di, queste, di, di, di ruoli classici così se noi andiamo a guardare per esempio i eh, cartoni animati le principesse spesso non vogliono più eh, sposarsi con i principi ma invece vogliono fare un lavoro ed è in fondo quello che viene raccontato in un discorso famoso di Sex and the City quando le amiche che stanno conversando lì dicono beh e se eh, Biancaneve non fosse stata svegliata eh, ma si fosse semplicemente limitata a sputare questa mela, si fosse svegliata da sola e non grazie all'aiuto del principe si fosse trovato un lavoro e avesse vissuto eh, senza bisogno di tutto questo cir circondario eh, maschile classico tradizionale uno potrebbe dire tutti questi segnali del costume ci dicono che eh, il femminismo eh, trionfato, ha stravinto, però altri potrebbero dire "Ma no, a questo punto non ha più ragione d'essere e quindi il femminismo è morto". Allora la domanda che vogliamo porci oggi è: ma davvero il femminismo è morto? Il femminismo è davvero morto? 10 dicembre. Il filo conduttore vuole essere i rapporti con le donne, ma con un senso di dispetto perché da questa macchina da scrivere mi sento in diritto di guardarle come un osservatore privilegiato. Fate, fate, tanto vi fotografo. insegna filosofia sociale nell'Università di Firenze sì. e ha ehm, all'attivo tanti scritti sulla condizione femminile, il femminismo. Ora c'è questo punto, benché il commercio di mimose continua ad essere florido, anzi crescente, diffuso, c'è un po' l'idea che dal punto di vista se non altro culturale il femminismo sembra non avere più l'incisività che poteva avere un tempo. Sì, diciamo che sicuramente come movimento eh, sta attraversando ormai da tanto tempo un momento di arresto, comunque di eh, opacità, per una serie di ragioni complesse, che però diciamo, secondo me ci portano a chiedersi, a chiederci come mai eh, non ci sono nuove leve, cioè non, non attrae più di tanto nuove generazioni. A me capita di fare. Appunto, interventi presso la Casa internazionale della donna, associazioni femminili e femministe: e raramente vedo una presenza consistente diciamo, di giovani, di ragazze, di giovani donne. Ecco, ma qui non ci potrebbe essere un banale motivo psicosociologico: cioè, se uno ha avuto una madre femminista, magari non vuole essere femminista semplicemente per un'opposizione generazionale. Sì, io penso ci possa essere anche questo, così come chi ha avuto genitori sessantottini in qualche modo prende strade eh, diverse, eh, però è, è sufficientemente diciamo, massiccio il fenomeno da far pensare a delle ragioni un po' più ampie, no? che sono poi appunto riconducibili. Alle, eh, io credo in parte almeno alle domande eh, e, ai, e ai problemi che il femminismo pone, cioè, probabilmente le, le, le giovani generazioni hanno altre domande rispetto. Da un lato c'è anche il fatto che il femminismo precedente ha ottenuto delle conquiste. Che su cui oggi non c'è più bisogno di lottare, potremmo dire, anche se io sono convinta che il femminismo sia una sorta di rivoluzione permanente, ma eh, dall'altro lato probabilmente ci sono anche nuove istanze, no? nuove, eh, nuovi desideri, nuove aspettative, e mi chiedo fino a che punto il femminismo sia in grado di intercettarle. Un, un argomento che spesso ricorre è quello: ah, in fondo. Se uno considera il potere come un attributo tipicamente uh, della società patriarcale, la presa di potere porterebbe sempre verso il mm. patriarcato, e quindi è una specie di uh, come dire, cane che si morde la coda. Mm. Sì, questa io mm, sono convinta che è sempre stato un po' un non vorrei dire proprio un rimosso ma insomma un punto oscuro cioè il femminismo non ha mh, anche per ragioni comprensibili cioè c'era bisogno di appunto lottare per determinati obiettivi la conquista dei diritti e così via però questo ha generato secondo me un, una sottovalutazione di, di aspetti in qualche modo ambivalenti no? allora le donne le femministe e i soggetti femminili hanno sempre avuto un, uh, un rapporto ambivalente col potere. Cioè da un lato una sorta di uh, desiderio di accedere anche no, ai livelli del potere, anche quando si parla di pari opportunità, quando si, uh, si critica il soffitto di cristallo che impedisce alle donne di accedere alle sfere più alte. Quindi c'è uh, un desiderio di potere, ma allo stesso tempo c'è anche un sottrarsi, c'è anche un non volerlo dichiarare, c'è anche appunto un voler prendere le distanze, più magari da parte di certe frange del femminismo, perché insomma questo va un po' detto, il femminismo è anche tante cose. Uh, ha avuto anche varie uh, stagioni, varie. Edizioni, ci sono anche dei femminismi contrapposti, cioè le femministe eh, litigano all'interno del femminismo. E quindi eh, quello che stiamo dicendo. Mentre, mentre è interessante che invece il maschilismo generalmente è unitario. È piuttosto diciamo, compatto. Cioè, sì, si è... può essere maschilisti solo in un modo, mentre <ride> femminili si può essere in molti modi. Eh, direi di sì, come, come forse sempre succede quando c'è diciamo, una reazione critica radicale verso qualcosa di già costituito, di già esistente e così via. No? Si prende in blocco, il patriarcato si prende in blocco perché questo permette poi no, di mettersi in una posizione critica e di... Uh, e di appunto entrare diciamo, nella, in quella dimensione, insomma, fare nuove proposte, articolare nuove proposte e così via. Forse questo, da un certo punto di vista, uh, è anche sbagliato perché, e questa diciamo, è una delle mie più uh, profonde convinzioni, uh, bisognerebbe probabilmente cominciare a porsi. Il, il problema del rapporto con l'altro sesso perché sembra incredibile ma questo finora non è mai stato fatto in maniera diretta cioè non c'è mai, mai stata una vera e propria riflessione sulle possibili forme diciamo di ricostruttive positive del rapporto con l'altro sesso cioè ha talmente prevalso la distanza, la critica, la separatezza e così via anche da parte di chi diceva, no, adesso la separatezza è finita, eccetera, però pensare le forme della relazione, diciamo. Con no? l'altro sesso o con gli altri sessi? Questo è ancora un tema che eh, si aprirà, possiamo tornarci dopo, perché effettivamente questo sembra essere mm. un altro punto di riflessione, cioè può darsi sì. che... Uh, questa complessificarsi delle, delle sfere sessuali fa anche sì che il femminismo classico risulti una posizione uh, eccessivamente schematica. Ma su questo torniamo, torniamo mm -hmm. dopo. Mm -hmm. Grazie. dal governo vecchio, dalla riunione del comitato di gestione fatta al bar che è più caldo e se va bene c'è la torta con il tè. È un luogo mondano come la canasta di mia madre, solo che è la mondanità delle pezzenti. Alle altre donne che stanno al bar della gestione non gliene frega niente, cazzeggiano, amoreggiano, si fanno uno spino. Intorno al nostro tavolino invece il nervo politico, che sarebbe un gruppetto composto da A, oneste madri di famiglia, B, Politicizzate estremiste. C. Devianti rivoltosi. Monica Lanfranco, giornalista e femminista, e immagino che con questa definizione si, 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 si sa già un po' che lei non è tanto dell'avviso sul fatto che il femminismo sia morto. E, e quindi, in che senso non è morto? Che, che, cosa, che cosa è vivo del femminismo, <ride> principalmente se del femminismo per lei? Intanto sto abbastanza bene. Sì, questa è e una sì cosa importante. sono i soggetti, eh, secondo me esistono le idee e le possibilità che prendano corpo. Vorrei risponderle con una frase che io amo moltissimo di una femminista che si chiama Robin Morgan, che dice che non si tratta di una minoranza, che tratta di eh, questioni interessanti ma marginali, si tratta di metà del mondo che chiede di prendere parola su tutto. Il femminismo è questo, dice lei. Io fin da giovane, leggendo alcuni testi che per me sono rimasti fondamentali come nutrimento per la mia eh, umanità e per il mio essere donna, mi sono convinta che essere femminista è una visione del mondo, non è un partito, non è un'ideologia, è un posizionarsi, uno stare al mondo con una visione. Quale? Quella che eh, guarda il mondo eh, attraverso uno spettro che è quello della sofferenza laddove c'è appunto di metà del mondo. È un luogo, la terra dove... Le donne in moltissimi luoghi del mondo soffrono ancora, eh, non solo per miseria e povertà, ne soffrono anche gli uomini, ma soffrono per emarginazione, perché non esistono come esseri umani. Non è un luogo solo di sofferenza per le donne, è un luogo di sofferenza per tutti e per tutte. E che è molto importante quello che lei ha sottolineato sul fatto che il discrimine non è politico, ma è di del mondo, perché in effetti una delle cose che eh, vediamo più chiaramente adesso è che mentre un tempo era normale considerare femminismo e atteggiamento politico di sinistra, adesso non è più così. No, no. Io, eh, io credo che il fatto che per esempio giovani donne si avvicinino a questo movimento a livello planetario, in fondo... Il pensiero femminista è stato il primo pensiero pre-globalizzazione. Ha riguardato davvero tutte le donne e rinasce ogni generazione. Eh, la giovane attrice di Ermione di Harry Potter è diventata non la leader di un gruppo femminista marginale, è diventata la portavoce di una campagna mondiale dell'ONU che si chiama He for She. Eh, la Watson ha fatto un discorso appassionatissimo a 26 anni all'ONU nel quale ha detto. Rivolgendosi agli uomini, eh, voi dovete stare al nostro fianco e potete diventare, come lo è stato mio padre per me, dei femministi involontari. A me questa cosa ha riempito di un orgoglio forse un po' assurdo, perché io non conosco quest'attrice. Mi è sembrato che in qualche modo, forse potrà sembrare immodesto, qualcosa di me sia passato in questa giovane donna. In Svezia, nelle scuole superiori, per l'8 marzo distribuiranno il discorso di una scrittrice, anche lei sotto i 30, che si chiama Dicchie, eh, che parla di femminismo e che dice della necessità di essere femminista agli uomini. E di nuovo, torniamo con il discorso non solo intergenerazionale, ma rivolto all'altro genere. Io da tre anni giro l'Italia con uno spettacolo fatto da uomini comuni, che si chiama Manutenzioni uomini a nudo, dove degli uomini leggono e qualche volta interpretano, imparandole a memoria, le frasi tratte dalle 1800 che mi sono state mandate da uomini sulla sessualità. Ho fatto sei domande agli uomini, da femminista, dicendo io sono questa, sono una femminista, ho spiegato brevemente cosa significava per me e ho chiesto agli uomini che non conosco... Di dare un contributo in termini di una frase o anche di un flusso di coscienza nel quale ragionare su virilità, sessualità, violenza emozioni. Wensler fa ballare da cinque anni il mondo eh, in occasione della giornata internazionale dell'amore sarebbe il 14 febbraio contro la violenza. Mi dispiace. Ma sono donne queste, un uomo non credo che avrebbe pensato ad una pratica politica come la danza contro la violenza, è stata una ecco, donna e una femminista. Ecco, accenno anche a lei una cosa eh, di cui ho parlato con la professoressa Pulcini, cioè eh, però questa contrapposizione uomo-donna nel momento in cui la riflessione sul genere... Parla di una molteplicità di sessi, non rischia di essere eh, in fondo riduttiva della ricchezza del tessuto sociale, delle relazioni umane, eccetera? No, io credo che il conflitto eh, sia una molla fondamentale per la trasformazione, non parlo di guerra, parlo di conflitto. È nel conflitto che si nasce, è nel conflitto che si cresce. Il femminismo pone un conflitto rispetto al patriarcato e rispetto al potere e del resto. Mi consenta, la banalità di contrapporre il, al femminismo il maschilismo è una stupidaggine. Gloria Steinem, grande femminista nordamericana, dice che il contrario di femminismo non è maschilismo, è masochismo: perché essere maschilisti significa volere il male del mondo, degli uomini e delle donne. E quindi io penso che il femminismo abbia una grande energia di trasformazione e ogni generazione la reinventa. Molte grazie. Il femminismo è morto. Secondo Elena Pulcini, il femminismo è una rivoluzione permanente che sembra da tempo conoscere un momento di opacità. Non riesce a coinvolgere le donne giovani e soffre di un eccesso di enfasi sui diritti. Ma i diritti non bastano se le donne non mettono in atto una rivoluzione emotiva. Nel trascurare il ruolo delle emozioni, il femminismo finisce, suo malgrado, per allinearsi con il pensiero moderno e patriarcale. Uno dei grandi meriti del femminismo è invece di aver ripensato il soggetto, non il soggetto sovrano della modernità, ma il soggetto in relazione. Manca ancora però una riflessione sulle forme della relazione. E soprattutto manca una riflessione sui lati oscuri del materno, sull'amore e sulle possibili forme di relazione positiva tra i sessi. Monica Lanfranco pensa che la visione femminista sia una delle correnti di pensiero più interessanti della storia umana. Il femminismo prende sul serio l'idea che il privato è pubblico, e sia un pensiero che una pratica, e riguarda anche gli uomini. Come ha sostenuto Robin Morgan, non si tratta di una minoranza oppressa che si organizza su questioni valide ma pur sempre minori. Si tratta della metà del genere umano che afferma che ogni problema la riguarda e chiede di prendere parola su tutto. Il femminismo è questo. Professoressa Pulcini Monica Lanfranco ha citato uh, questo principio che trovo molto sano di Gloria Steinem che dice che il contrario di femminismo non è maschilismo ma è masochismo questo può essere letteralmente vero nel senso che io sfido chiunque adesso a vivere con un angelo del focolare qualunque uomo adesso disposto a passare la propria vita o parte di essa con un angelo del focolare però ritorno al, uh, al punto che accennava alla fine della nostra conversazione prima, e cioè eh, non è ancora una visione eh, troppo limitata quella che dice ci sono gli uomini e ci sono le donne, adesso la società è molto più complessa che una composizione di uomini e donne. Eh, allora, da, da, da un certo punto di vista io sono ancora eh, affezionata all'idea di differenza dei sessi. Perché, eh, come dire, è esattamente su questo che poi si è fondato tutto il percorso delle donne, quantomeno dagli anni 70 in poi, e che ha permesso di mettere in rilievo anche proprio dei capisaldi della nostra civiltà, insomma, no? Cioè, L'idea di patriarcato è stata effettivamente. Eh, nominata per la prima volta dalle donne, e questo ha permesso, io sono ovviamente mi riconosco molto in un pensiero critico in generale, quindi tutto ciò che va in quella direzione mi sembra assolutamente fecondo. Eh, questo non vuol dire che non si debba, eh, come dire, superare no? questa, eh, diciamo che non debba essere considerato una, una, una coppia eh, esaustiva e binaria, no? per cui non a caso è proprio da. Da dentro il femminismo, che sono venute fuori eh, delle eh, visioni più ampie, più articolate dal movimento lesbico, dal movimento gay e così via, l'idea che appunto tutto non è riducibile no? alla differenza dei sessi, ma che per l'appunto i sessi. Sono qualcosa di molto più complesso di, di come noi siamo abituati a considerarli eh, se abbiamo una visione rigida dell'idea di differenza dei sessi. No? Eh, Un'autrice come Judith Butler, per esempio, che è un po' la papessa del movimento, eh, è stata e tuttora insomma, la teorica per eccellenza di questi movimenti negli Stati Uniti. Eh, Mette esattamente l'accento su questo, no? cioè sullo, sul, eh, sul, non solo su, sulla differenza fra sesso e genere, che è stato un, un punto chiave di tutto il femminismo europeo, d'oltreoceano e così via, ma eh, appunto anche proprio sul superamento del concetto stesso di genere, no? cioè, che vuol dire anche tenere presente la labilità dei confini sessuali, per cui lesbismo, gay, eh, transgender e così via, sono diciamo, tutte figure che stanno eh, giustamente, poi rivendicando che cosa? Perché questo è un po' il, il punto, no? Cioè, Te la interrompo sì. perché ci va anche il punto di vista della, eh, di Monica Lanfranco. <coughs> Mi è venuta in mente una, una grande madre simbolica dei movimenti femministi. La De Beauvoir, che scriveva: Femmine si nasce, donne si diventa. Credo che in quella semplice frase ci sia un po' tutto il mondo e ci siano questi decenni di lotte, di acquisizioni e di crescita. Il fatto che la società spesso guarda ancora le donne come femmine. E questo significa eh, inscatolare non solo le donne, ma anche gli uomini dentro a questi rigidi scafandri eh, dello stereotipo. Questa è, credo, l'acquisizione più importante che nella mia vita il femminismo ha dato uno strumento per smantellare questa costruzione che è una prigione. Quindi però una decostruzione continua, nel senso che se uno guarda, per, a me la cosa impressionante è quanto è maschilista la Beauvoir, leggendola, nel senso che i suoi eroi <ride> sono sempre eroi maschili, i mandarini sono sempre certo. Sartre, Pipe, eccetera. Quindi questo era essere femministi 50 anni fa. Questo ovviamente. era guardare con occhi... Eh, per la prima volta eh, laici e sgombri la società della quale lei faceva parte. Però se uno fa conto, eh, 30 anni dopo, Giulia Cristeva fa... Il replay dei mandarini e sono i samurai, e di nuovo sono sempre questi maschi che lottano fra loro per il privilegio culturale. Quindi, veda come sì. strutturato il potere nel mondo: sì. e stiamo parlando di mondo occidentale, nemmeno di eh, luoghi difficili e lontani. Quindi, noi stiamo qui, siamo ancora qui. Molto banalmente, venendo qui in taxi, eh, la tassista era una donna. Lo sa di che cosa si è parlato? Si è parlato della sua difficoltà rispetto agli errori. I suoi colleghi sono benevoli, ma sono anche i primi a sottolineare quando lei fa un errore, magari l'errore che farebbe anche un, un collega, però lei è una donna. Sì, sì, ma poi per esempio nell'università è ovvio che se c'è un uomo e una donna, l'uomo è professore e la donna è dottore. Questo certo. è lo stesso. <coughs> Ecco, e quindi eh, questa, questa idea di eh, non morto ma in progress, può essere un punto su cui vi trovate d'accordo, almeno lei, lei si trova d'accordo? Io direi proprio di sì, io non penso affatto che il femminismo sia morto e non penso neanche che debba essere morto, penso che debba affrontare mh, diciamo una serie di tematiche scomode. Ecco, la metterei così: tematiche scomode, appunto come il potere come anche l'amore, perché in realtà ancora nessuna femminista, almeno sul piano teorico, si è davvero cimentata col tema dell'amore, cioè come ripensarlo oggi, che tipo di relazione è possibile ripensare, indipendentemente poi appunto da, dai due sessi, no, ma un po' in generale, diciamo, cioè eh, una... Sono convinta che una delle conquiste, dei punti più importanti del femminismo sia stato quello di aver ripensato il soggetto, no? cioè fuori da questa immagine di un soggetto sovrano, autonomo, eh, come è, com è quello, diciamo, anche del, del pensiero moderno, filosofico, eccetera, ma un soggetto che si pone in relazione. Ecco, io eh, avrei, sento il bisogno di definire meglio questa idea di relazione, e di nutrirla attraverso una riflessione appunto sulle passioni, no? cioè relazione di che tipo? Ci sono relazioni distruttive e ci sono relazioni eh, virtuose in qualche modo. No? Eh, dunque mh, non mi basta più parlare di un soggetto in relazione, sento il bisogno di declinare meglio tutto questo per capire se è possibile al di là. Sono d'accordo che il conflitto, come eh, lei diceva prima, è un, un momento emancipativo, cioè un momento di confronto, un momento importante, però penso anche che eh, si possa andare verso momenti di superamento del conflitto, verso forme di superamento del conflitto. Quello che, quello che penso è che in realtà in Italia in particolare ci sono state delle autrici che, in un modo o nell'altro, hanno parlato della relazione molto prima eh, di adesso. Mi viene in mente Lea Melandri, mi viene in mente la Maraini sul piano narrativo e letterario. Mi viene in mente che lo stesso lavoro di Lorella Zanardo nel far vedere no, la macelleria dei corpi in televisione ha messo di nuovo al centro la necessità di riparlare del corpo, il corpo e la passione. E l'incontro. Direi che il prossimo, la prossima frontiera, se vogliamo, dei movimenti femministi a livello tematico è l'analisi di quanto il mercato è entrato tra i corpi e nelle relazioni e eh, la soggettività degli uomini. Senza la parola degli uomini sulla violenza e sulle relazioni. Intanto la violenza non finirà, ma il mondo non sarà un posto migliore. Condivido, eh... Come rappresentante di genere, per dire così. <ride> Oltretutto, adesso gli uomini sono entrati in cucina nelle trasmissioni, però maltrattano le persone, sì, sì, sì. quindi eh, si ovviamente. riproduce quel, eh, quello stereotipo autoritario. Immaginare che ci sia una cuoca in una trasmissione che maltratta gli utenti è difficile. Sarebbe bene non maltrattare proprio nessuno. No, 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 no <ride> stavo, stavo, notavo questa, questa caratteristica. Ringrazio molto Elena Pulcini e Monica Lanfranco e. Grazie eh, a voi. Grazie. Grazie. grazie a voi. Francesco mi ha telefonato, ci siamo visti. Fare l'amore con Francesco non è più bello come prima. Lui dice che ha un fatto distinti, ma io non credo agli distinti. L'amore lo faccio con la testa. Ricordo una sera, eravamo a letto, verso le sette telefonò una. C'era una riunione importante perché era stato gambizzato un ginecologo da un comando di sole donne. Tornai tardi e trovai la lampada accesa e un foglio, freddino. Non posso aspettarti mentre fai le tue cose. Ma Francesco era nascosto in cucina e il biglietto era uno scherzo. Quello che mi piaceva di più in quel momento era gratificarlo della parte poco maschile che aveva scelto di recitare. Lascio di ricordarmi come dovette essere stato bello poi fare l'amore Ovviamente si può discutere all'infinito Sulla questione se il femminismo sia morto, o non sia morto Sia ancora attuale, sia inattuale Però per quanto riguarda il tipo di trasformazione enorme che il femminismo ha portato all'interno della società, io vorrei invitare tutti coloro che mi ascoltano a un esperimento mentale. Immaginate di vivere in una società in cui i rapporti fra i sessi sono ordinati come cent'anni fa. Io credo che nessuno, neanche il più radicale dei maschilisti, accetterebbe qualcosa di questo genere e questo secondo me segnala l'enorme trasformazione che il femminismo ha dato alla nostra visione del mondo e della società.